È passato poco più di un anno dalla chiusura della settima edizione, lanciata a maggio 2014, del censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, che ha visto la partecipazione di oltre 1.600.000 persone, unite nel nome di un'Italia da tutelare per le generazioni future. Per dare una risposta concreta a questa grande mobilitazione degli italiani e intervenire con progetti concreti a favore di alcuni luoghi tra quelli segnalati, FAI e Intesa San Paolo hanno annunciato 23 progetti di restauro e di valorizzazione. Oggi diamo la risultanza del progetto dei Luoghi del Cuore. È un progetto attraverso il quale i cittadini italiani, marchigiani in particolare, votano il loro luogo del cuore, il luogo che deve essere restaurato. Nelle Marche si sono classificati tre beni, tra cui il Monastero degli Zoccolanti di Corridonia, il Castellone di Suasa, Castelleone di Suasa, gli scavi archeologici della città romana, e le grotte del Passetto, la seggiola del Papa. Il primo non è stato possibile finanziarlo perché mancava un progetto di riuso, una progettazione del riuso del bene. Però abbiamo potuto fare dei piccoli finanziamenti grazie al rapporto che c'è tra il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e Banca Intesa San Paolo, che finanzia i progetti accolti. Abbiamo potuto fare un piccolo finanziamento per Castelleone di Suasa e per le grotte del Passetto. Su Castellone di Suasa interverranno, come ha detto anche l'archeologo, il sovrintendente archeologico delle Marche, interverranno ad aprile del 2016, quindi i lavori inizieranno a breve. Per le grotte del Passetto, l'assessore al comune di Ancona ha detto che si dovranno organizzare un recupero di tipo paesaggistico. Noi ringraziamo i 31.000 cittadini marchigiani che hanno votato questi beni, perché sono tanti, 31.000 cittadini marchigiani, esprimono il meglio della regione, esprimono la sensibilità di cittadini che vivono il loro territorio come se fosse il loro, attraverso il recupero della storia e della conoscenza. Oltre a intervenire sui primi tre classificati e sul vincitore della sezione Expo 2015 Nutrire il pianeta, che beneficeranno di un contributo diretto, sono stati selezionati 19 luoghi, valutati in base alle linee guida per la definizione degli interventi, introdotte nel 2013 in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.